Siamo per partire, destinazione Sharm, Egitto, stiamo arrivando. Yay! Oddio! È un po' imbarazzante, eh? Sì, no, vero. Va bene, però ci sta, ci lavoriamo su questo. Ci sta. Sono ancora un po' frastornata da tutto, dalla situazione, un po' la stanchezza. È un mix di emozioni assortite in questo momento. Al mare, relax, caldo, soprattutto il caldo. Ecco, sì. Su questo mi sa che siamo diversi. Dove abiti tu è un pochino più fresco? Cioè, casa tua è un po' più fresca? No. E poi è all'ultimo piano, quindi... E per carità. Piccola sorpresa. Un sorriso che non dura un istante, ma nel ricordo può essere eterno. Potremmo custodire in un solo luogo. No. Ti faccio pena a incartare comunque. Vabbè. Scarta. Ah, bello. Bel pensiero, bellissimo. Quindi qua mettiamo le nostre foto. Beh, è inutile che lo spoglio. Non c'è niente. Bello. Ancora. Grazie. È stato un gesto super carino. Non è stata una cosa scontata. È una cosa che comunque riguarda lui, che è una sua passione. E questo è bello. Nell'esperimento la cosiddetta luna di miele è la vacanza, che vuol dire essenzialmente una fuga dalla realtà. Non ci sono i parenti, non c'è il lavoro, non c'è la normalità, non hanno il contesto famoso di cui si parla. Sono loro due, in un luogo magico, in un luogo di massima libertà. Massima libertà. Quindi una libertà di espressione e di emozioni reciproche. Quindi la cosa che incuriosisce nella cosiddetta luna di miele è proprio vedere queste due persone che cominciano a conoscersi, a confrontarsi, magari ad amarsi o anche a detestarsi, dipende, in una situazione di, come fosse in provetta, no? Una ricerca in provetta, non ci sono elementi esterni, siamo lì, noi due e basta. Comunque, nella mia vita ho tradito spesso. Basavo molto sulle mie relazioni o incontri sull'aspetto fisico e non mi godevo ogni momento della mia storia con questa persona, della mia vita, non me lo godevo, cioè non, come se mangiassi sto piatto in 2 secondi. Sì. E non me lo gusto. Mm-hmm. Sinceramente non è stato facile dirglielo, sto cercando di aprire il più possibile che lei possa conoscermi. Ho lavorato su me stesso. Ho lavorato con una psicologa, è da un anno che ci lavoro. Per poter cambiare e sono qua per questo. Sono qua per vivere emozioni diverse che non dal contatto fisico, ma soprattutto dall'emozione che può darmi un'altra persona semplicemente parlandoci, conoscendola. Mm-hmm. E non tramite andare a letto con questa persona e basta. Si sveglia? Adesso. Non mi ci voleva. Vado bene? Sì, tu come hai dormito? Bene, ho dormito. Hai dormito? Sì. Abbiamo dormito inizialmente separati, poi durante la notte ci siamo un po' avvicinati, quindi insomma la confidenza si inizia un po' a creare. Sembriamo allineati, stiamo andando lo stesso passo, stiamo seguendo la stessa velocità. Ormai sono un po' di anni che dormo solo, sempre, e quindi stanotte in alcuni momenti è stato un po' strano condividere il letto con qualcuno. A un certo punto mi sono svegliato, ti ho vista nel letto, mi sono spaventato perché non mi ricordavo. Ti sei spaventato? Sì, perché non lo so, ero convinto che fossimo la sera prima del matrimonio. Io ti ho visto e ho detto, no, ma questa, cioè io tipo mi devo sposare domani. No, non pensavo fossi tu. Non è proprio un risveglio molto romantico, te lo voglio dire. No, ma non avevo capito che eri tu. Dai, mia moglie. Dai, già giusto, è vero. Vabbè, ma ti devi far perdonare, lo sai, vero? Sì, oggi mi farò perdonare. Dai.
quando ho realizzato che ero con qualcuno, con mia moglie nel letto, ero sereno.